Invitiamo insieme Don Nevio, che è parroco della comunità di San Michele di Cusia, che insieme a fratelli che è presente in parrocchia, ci unisce la devozione a San Filippo e San Luca Casale, di cui loro sono proprietari della reliquia. Sono stato a celebrare la festa e da lì è nata un'idea. Siamo sacerdoti parroci della stessa diocesi, perché non iniziare in comunione con questa devozione un percorso, un cammino, qualcosa che ci unisce e che rende visibile anche quella comunione che della nostra diocesi a volte non sempre è possibile, non sempre si realizza. E allora ho accolto con piacere questa sua idea e stiamo iniziando piano piano a pensare a qualche cosa che ci possa durante l'anno suonare, celebrare insieme. Avuto questa occasione per la festa delle Vigne e abbiamo accolto con piacere questo vivere insieme questa festa con grande gioia. Vi ringrazio per aver accettato il nostro invito nello stesso tempo che ci accomuna l'unica devozione, ma soprattutto ci accomuna l'Eucaristia del nostro Signore Gesù Cristo. Anche io ho accettato con grande gioia questo invito da parte di Padre Carmelo, che si possa realizzare quella celebrazione eucaristica che ci vede riuniti nella comunione con i nostri santi e nella comunione anche tra le nostre parrocchie, perché l'Eucaristia diventi veramente segno, presenza di ciò che viviamo tra di noi con l'adesione sincera e profonda del nostro cuore. All'inizio di questa celebrazione vogliamo con umiltà riconoscere i nostri peccati. Avete in questa chiesa, in questa parrocchia, quattro gemme preziosissime, quattro tesori inestimabili. Sono sicuro che voi li conoscete. San Filippo da Gira, primo fra tutti. Poi abbiamo San Luca Casale, San Dosello, San Filippo Diano. Quattro gemme preziosissime che si vanno a incastonare nel vissuto di questa comunità, nel vissuto degli uomini e delle donne di questo territorio. È bello che questa sera numerosi, penso che in questa celebrazione siate un po' tutti provenienti dalle varie realtà di Agia, e con questi santi vi raggiungono tutti in comunità. È bello vedere pure le forze dell'ordine, è bello vedere i rappresentanti del comune, è bello vedere le autorità, perché c'è anche questa sensibilità, questo riconoscere il bene che questi quattro uomini e questi quattro santi hanno fatto in questa comunità, per questa comunità. Quattro meravigliosi santi, quattro gemme preziose incastonate nel vissuto degli uomini di questa diocesi, nel vissuto degli uomini e delle donne, della comunità di Agira, della comunità di Nicosia, ma di tutto il nostro territorio. Potremmo ricordare di questi quattro santi molte, ecco, miracoli, molte esperienze meravigliose. San Luca lo ricordiamo noi per la sua predica alle pietre, quando viene portato in aperta campagna, e in aperta campagna i frati si prendono un buon gioco di lui, che era, diciamo, avanti negli anni, non vedeva bene, lo fanno predicare in aperta campagna, ma le pietre esposero amano dinanzi alla sua omelia. E San Filippo sono tantissimi miracoli. Lui viene invocato in maniera particolare, lo sapete bene, per lottare contro le forze del male, per sconfiggere proprio il male, la possessione del male nella vita di noi tutti, nella vita, ecco, di noi quando il male si presenta, si manifesta con forza e con potenza. Lui è un patrono potente. Però, carissimi fedeli, l'evento più grande, più bello, l'evento che ha reso questi uomini celebri nel tempo, nei secoli, che li ha resi famosi in mezzo a noi, non sono tanto i miracoli. Dobbiamo andare ancora prima.
dobbiamo spostare il nostro sguardo in maniera delicata verso una realtà più profonda, che è una realtà vicina a noi. Vedete, mi piace mettere in evidenza e mettere in esame queste quattro gemme preziose, questi santi, non a partire dai loro miracoli, ma da partire dal più grande miracolo che hanno vissuto, il loro sì pieno e totale al Signore. Questa è la cosa più bella. Lì è l'origine di tutto. I miracoli poi sono una manifestazione, i miracoli poi sono un segno che viene dato per la nostra conversione. Ma non ci può essere miracolo, non ci può essere segno, non ci può essere bellezza, non ci può essere santità, non ci può essere esempio se non a partire da quel simbolo semplice, umile, espresso da ognuno di loro nelle difficoltà del loro tempo, nelle difficoltà della loro storia. Se veramente abbiamo devozione per questi santi, se veramente li abbiamo messi nel nostro cuore come quattro preziose gemme da custodire, dobbiamo saperli imitare, dobbiamo saperli imitare l'esempio del loro sì, l'esempio del loro amore incondizionato verso Dio. E anche se nel tempo di oggi sembra la fede messa in pericolo, sembra che si stiano ergendo come lupi rapaci degli uomini che vogliono attirare a sé le masse, attirare l'attenzione, sviare gli uomini dalla fede, confonderli. Ecco che noi dobbiamo essere forti nella nostra fede, nelle nostre tradizioni, nell'amore verso Dio, nell'amore verso la Chiesa, sì, perché San Filippo, San Luca, San Eusebio, San Filippo il Diacono hanno amato la Chiesa, l'hanno servita e hanno dato la vita per...
We'll be right back.
Thank you.
cui predicazione ancora oggi essa sonora, essa sonora nella fede. Si rafforzi la nostra speranza, si manifesti la nostra carità e il Vangelo torni ad essere ogni giorno il libro della vita cristiana. Tutto ti domandiamo per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo a tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Viva San Filippo! Viva San Filippo! Viva San Filippo! Viva la città di Agira! Viva! 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 Ci svolgiamo tutti! Agirini! Viva San Filippo! Thank you.
sanno abusare. Infatti. Thank you.
Vogliamo dire viva San Filippo in diretta. Viva San Filippo. A Cirini! E viva San Filippo! E viva San Filippo! Vabbè. We'll be right back.
nostra dimora oscura caverna, tu reggia tu sede di tua pace eterna. Ricordo che in questi giorni dell'ottava il Sagello resterà aperto negli orari di apertura della chiesa stamattina e pomeriggio per la nostra preghiera personale, quindi si può venire personalmente anche se non si può entrare proprio dentro, però per le nostre preghiere quotidiane silenziose dinanzi a San Filippo il Sagello sarà aperto fino al giorno dell'ottava, e sia di mattina, dicevo, sia di pomeriggio negli orari di apertura della chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, ti rendiamo grazie per aver donato alla nostra città San Filippo come protettore della cui predicazione ancora oggi essa si onora nella fede. Si rafforzi la nostra speranza, si manifesti la nostra carità, e il Vangelo torni ad essere ogni giorno un libro della vita cristiana. Tutto ti domandiamo per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E per intercessione di San Filippo ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Viva San Filippo! Viva San Filippo! Ora è giorno 27. Tu non sei che vuoi uccidere. Viva San Filippo!